Bentornati, sono ritornato per un nuovo video tutorial. Questa volta, come ho precisato nel commento del video scorso, andremo a vedere gli arpeggi e le scale che ci danno una determinata emozione o sensazione. E intorno a questi arpeggi e queste scale potremo costruire tutto l'intero brano che si vuole andare a comporre. Partiamo subito dalle due grandi famiglie, cioè quelle le scale e arpeggi maggiori e quelle scale e arpeggi minori. Quelli maggiori sono questi. Scala maggiore, per esempio Do maggiore. Maggiore, arpeggio maggiore questo. Qual è la caratteristica di questo accordo? Beh, essenzialmente è allegra, dà emozioni positive e può essere usata anche per rilassare. Questo. Poi gli accordi minori sono questi. Prendiamo la Do minore per esempio, oppure la minore, che è scala minore di La minore. Arpeggio minore, qual è la caratteristica? Lo sentite pure voi, sono arpeggi tristi, malinconici. Per esempio, un'improvvisazione così vi farà sentire molto tristi. Le scale minori si dividono in altri tre gruppi, per esempio abbiamo questa che abbiamo già fatto, la scala minore naturale, invece poi abbiamo la scala minore armonica che fa così. Vi fa ricordare subito la tonalità egiziana, cioè quella orientale, che in genere viene fatta così. Quindi ritornando alla scala minore armonica. Andiamo avanti, c'è la scala minore melodica che si fa così. Cioè,
In fase ascendente si compone alterando il sesto e settimo grado della scala, mentre ascendere diventa tutto naturale. Particolarmente io non trovo una particolare emozione qui dentro, ma essendo una scala minore, darà sempre quelle emozioni tristi, malinconiche. Abbiamo poi gli arpeggi fatti con le quinte, con le quinte giuste, così. Che viene usato molto accompagnato come con gli archi. Nelle parti più aperte delle soundtrack per i film vengono usati questi arpeggi proprio che accompagnano un'introduzione a un canto molto eroico. E quindi la stessa cosa vale per, se vogliamo fare un canto eroico. Usiamo le quinte oppure le quarte. Passiamo ancora ad altri arpeggi che questa volta ci daranno emozioni di tensione, proprio di oscurità, così. Spesso vengono usati a volume molto basso, mentre qualche altro strumento suona più forte per coprirlo, così. Si può variare continuando, se non si vuole rimanere sempre sullo stesso arpeggio, si può scendere di note e fare così. Oppure così.
molta la varietà di scelta. Basta cambiare queste note. Questa parte molto attenzione. Questa potrà dare un altro effetto, giusto? Sembra una cosa più allegra. Qui abbiamo ancora così. In tonalità minore, siamo in tonalità di mi bemolle, do minore. Possiamo usare pure in ambito di azione. Terzinato è ancora molto bene. Ancora possiamo usarla così. Come risposta all'accordo di prima. Continuare ancora così. Per poi riprendere quello di prima. Credo che per questi siano gli accordi più usati che danno più effetto. Poi, anzi, no, ci sono altri. Per esempio, la tonalità cinese, che consiste in una scala pentatonica di 5 toni. Possiamo usarla tutti sui tasti lievi. E quindi ricordiamo proprio la tonalità cinese. Abbiamo ancora che mettono abbastanza tensione, queste qua. Scale fatte da 6 toni. Abbiamo questo modo, o anche così. Thank you.
vedete, si può spaziare abbastanza, molto, molto. Ancora abbiamo gli accordi di settima. Questi con l'organo ci stanno molto bene. Credo che basti. Spero di che l'audio si senta bene, ma non penso, non credo. Vi ringrazio per l'attenzione, spero che vi sia stato molto d'aiuto. Poi se mi verrà qualche altra cosa ve lo farò sapere. Ciao.